Benvenuti a questa sesta ed ultima parte della miniserie verso Ubuntu 12.04. Voglio concludere presentando un'ipotesi di lavoro incentrata sul file manager, ovvero il gestore dei file. Dunque, dalla notte dei tempi in GNOME il file manager è sempre stato Nautilus. Lo vediamo qua. Questa finestra superiore, della parte superiore dello schermo, è aperto la cartella documenti in Nautilus e ecco qua, Nautilus 321. Perché c'è necessità di parlare del file manager e perché ho voluto creare questa sesta parte della miniserie? Perché recentemente si è fatto notare in rete, si è fatto conoscere, ha iniziato ad avere un certo successo un file manager alternativo, decisamente ben fatto, dal nome Marlin. Ecco che Nautilus ha a che fare con il mare, gli esseri marini, così come il Marlin, un po' strana coincidenza di scelta del nome, insomma, ecco che siamo sempre in ambito marino. Allora, Marlin fa parte di quei progetti nati nell'ambito di Elementary OS e ha preso vita propria, si sta sviluppando molto attivamente ed è, a dire la verità, un'ottima alternativa a Nautilus, tanto da farmi ipotizzare una sua eventuale sostituzione. Però anche qui, come quando vi ho parlato in una parte precedente della miniserie di Thunderbird, cioè del client di posta da eliminare o meno, anche qui è solo un'ipotesi di lavoro, cioè non è sicuro che in aprile io disinstalli Nautilus in favore esclusiva di Marlin, ma ci dovrò pensare ancora o dovrò vedere come si evolvono le cose, insomma. Per il momento, punto di domanda, perché resta un'ipotesi di lavoro, interessante finché si vuole, ma... Allora, Marlin, come detto, è in sviluppo e non è da molto che si è fatto notare, giovane, e la sua installazione non può essere fatta per il momento ancora dai repository ufficiali di Ubuntu, ma bisogna aggiungere un suo PPA, suo repository personalizzato e dedicato a lui, il quale è qua, ve lo faccio vedere, ecco qua. Se cercate in Google Marlin PPA, track, uno dei primi link che vi escono è proprio questa, la pagina di Launchpad con il Marlin Daily, cioè qui man mano che lo sviluppo prosegue viene compilato e si presenta il pacchetto da installare. In questo caso vedete che Marlin si può usare solo a partire da Oneric, che è l'attuale versione stabile di Ubuntu, vi ricordo, e c'è già anche la versione per la futura Precise Pangolin. Dunque, lo sviluppo è molto attivo, come potete vedere qui si dice che un'ora e mezza fa è stato messo in coda Marlin per essere nuovamente compilato, quindi è incessante lo sviluppo, è decisamente incessante. Vedete che la paletta di pacchetti, diciamo che l'insieme dei pacchetti di Marlin, è composto da Marlin stesso e anche per il momento da un paio di plugin, uno dei quali ci interessa ovviamente, che è già il plugin per Ubuntu One. C'è anche quello per Dropbox, chi usa Dropbox, e quindi ci sono già queste due alternative. Quindi da questo deducete già che Marlin è un
gestore di file che ha un suo corpo principale, ma poi può essere esteso attraverso i plugin, che è sempre il modo migliore per non confinare e non limitare le funzionalità di un programma. Quindi chi è interessato a una certa funzionalità non deve fare altro che installare un plugin, cioè creare un plugin o far creare un plugin, e siamo a posto. Bene, detto questo, come ho mostrato come potete installare anche voi Marlin. Qui sulla sinistra, sul lanciatore, vedete la sua bella iconcina che ovviamente dal nome rappresenta stilizzato un Marlin, un bel pescione grosso. Se avete presente cos'è un Marlin, se no cercate in Google. Comunque qui stilizzato il Marlin, la sua bella iconcina azzurra col Marlin bianco, sfondo azzurro. Allora, perché Marlin è interessante? Dunque, Marlin è un progetto giovane che però sicuramente promette bene. Questo direte, ma che razza di vantaggio è? Giova o giovane? Ecco. Beh, che promette bene perché non so come dirlo, ma il mondo open source è pieno di progetti che nascono e pieno di progetti che muoiono. Un po' come la legge della sopravvivenza in natura, ecco. E con il tempo, almeno a me succede un po' così, si acquisisce, come dire, una specie di intuito, no? Quando si visita la pagina di presentazione di un progetto, viene da dire: ah, questo avrà un futuro, questo mi sa che non ne sentiremo più parlare. Ecco, per quello che lo metto fra i vantaggi, nel senso che se ne è parlato e si continua a parlare di sto Marlin e subito ha catturato l'attenzione, ecco, se ne è parlato bene in tutti i siti dove se ne è parlato. È più leggero di Nautilus, questo vabbè è un vantaggio senza tanti giri di parole, è sicuramente più leggero di Nautilus. Non so se perché Nautilus ha una certa età e Marlin è stato scritto da zero da poco tempo, che è più giovane, nessuna idea se è un'architettura migliore dietro. Comunque, fatto sta che è più leggero, quindi si apre più in fretta e reagisce meglio. Poi, da quando è arrivato GNOME 3, cioè l'ultima versione di GNOME, in Nautilus non è più possibile, almeno senza fare chissà che, non è più possibile, aprendo le proprietà di un file, trovare la scheda simboli, quindi non ci sono più i famosi simbolini da segnare, da far apparire sull'icona di un file o di una cartella, che io francamente trovo comodi per raggruppare, ecco, perché poi si potevano ordinare i file di una cartella per simbolo e voi potete dire, che ne so, questo devo farci qualcosa, questi file sono già a posto, potete suddividere. Io trovo comodo, sono spariti. In Marlin, se non altro, hanno riprodotto in una forma diversa questa funzionalità, forse addirittura meno dispersiva dei tanti simboli che c'erano in Nautilus fino alla GNOME 2, la versione GNOME 2, e potete dare un colore alle cartelle o ai file. Ecco, se io ve lo mostro, appena poverino mi risponde, c'è un po' di crisi di CPU e di memoria. Speriamo che mi risponda, povero Marlin. Ecco, qui indipendentemente da questa attesa, ecco che adesso ho risposto, il discorso per Marlin è più o meno simile a quello che si può fare per Ubuntu 12.04, cioè Ubuntu 12.04 è in stato alfa, Marlin 0.1 non è tanto di più, cioè è veramente giovane, 0.1 siamo le prime versioni. Può anche succedere che ogni tanto ci sia qualche problemino di utilizzazione, ecco, di uso comune. Comunque in generale mi sembra che adesso è abbastanza stabile. Allora, dicevo, può colorare le cartelle o i file, è la stessa cosa. Quindi se io vado su una cartella, vedete qui che c'è una fila di colori che dice è più limitata dei simboli che c'erano in Nautilus, però probabilmente anche meno dispersiva, ci sono dei colori significativi, tipo, non so, classico rosso per attirare l'attenzione,
Ecco, vedete, nel nome, nella zona del nome ci mette un bel rosso. Diciamo che con la cartella devo farci qualcosa, devo prestare attenzione, mentre che so, il verdino vuol dire che è a posto. Voilà. Vedete, carino. Molto pratico, però appunto in Marlin questa funzionalità c'è. Poi se andate sulla X togliete il colore e torniamo come eravamo prima. Perfetto. Poi ha già un plugin per Ubuntu One e questo, cioè, rispetto a Nautilus non è un vantaggio, nel senso che Nautilus ha la sua integrazione da sempre con Ubuntu One. Vedete qui il menu dove potete sincronizzare eccetera 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 in ambito della vostra nuvola cloud personale, è integrato, e grazie ai plugin la stessa cosa la si può già fare anche in Marlin. Quindi qui più che un vantaggio è un pareggiare le funzionalità. Quindi da questo punto di vista, volendo adottare Marlin al posto di Nautilus, siamo coperti, quello che volevo dire, più che un vantaggio. Poi Marlin ha delle visualizzazioni a colonna in più rispetto a Nautilus. Ecco, allora vediamo un po' di prendere una cartella. Una cartella così, con un po' più di file che sia un po' più significativa di quella con dentro poca roba. Vediamo un po'. Trovare una cartella con qualche immagine o qualcosa di un po' carino da mostrarvi, magari questa icone, le fa vedere le icone, sì, vediamo un po', fa vedere le icone. Accidenti, quante sottocartelle. Vabbè, fa niente. Allora, se entro qui, vediamo di andare nello stesso punto anche in Marlin. Quindi, Unstra, Share, Icons, anche qui naturalmente vi potete posizionare. Icons, ecco già entrato. Icons, Gnome 4848, Apps, eccoci qua. Oh, finalmente. Allora, vedete che ci sono delle visualizzazioni impostate in modo un po' diverso. Le anteprime sono uguali, però vedete che in Nautilus non c'è l'anteprima sulla destra, per esempio, del singolo file, e qui è già automatico. Vedete? Mette già qualche dettaglio del file, ingrandisce un'anteprima semplicemente passando sopra con il mouse, facendo niente in Marlin. È abbastanza spettacolare questo, mentre qui non c'è. Poi in Nautilus ci sono le visualizzazioni per icone come questa. Oh, scusate, Marlin, avevo attivato la finestra di Marlin, ma andiamo in Nautilus, va. Allora, a icone, a elenco, quindi il dettaglio, o compatta, che è quella senza dettaglio ma per tanti file, che fa le tante colonnine una dietro l'altra. Mentre ecco, Marlin ha più visualizzazioni, quindi sono qua, una in più di sicuro, sono quattro. Vedete, sono riportate anche qui nei pulsantini, molto pratici. Quindi a icona identica a Nautilus, icona, poi l'elenco di dettaglio, eccolo qua, l'elenco di dettaglio, uffa, l'elenco di dettaglio, eccolo qua, uguale, a parte sempre l'anteprima qui sulla destra, che in Marlin è sempre attiva, qui no. Poi quella compatta, quella compatta, eccola qua, e Nautilus è finita lì. E invece in Marlin ce n'è ancora una, che
che si chiama colonne, che presenta più colonne a seconda. Ecco, vedete? Questo, se non erro, è un tipo di visualizzazione che forse c'è in Dolphin di KDE e anche in macOS X, il file manager di Mac. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra che è così. Quindi voi avete, per esempio, nella prima colonna una serie di cartelle, nella seconda colonna vi mostra i file contenuti direttamente, semplicemente passandovi le cartelle sulla sinistra e sulla destra appaiono già. Ecco, questo in Nautilus non c'è. Poi, Marlin ha l'opzione specifica del singolo clic sul file e cartelle e la selezione con simboli più e meno stile Dolphin di KDE, mentre in Nautilus non c'è esattamente questo. Cioè, in tutto GNOME è possibile attivare il singolo clic per aprire un file o il doppio clic. Per difetto è il doppio clic, quindi se voglio aprire questa immagine devo fare doppio clic. Torniamo magari alla visualizzazione, ecco, quella dettagliata, va? Dunque, dicevo, se voglio aprire, ecco. Mentre in Marlin, con la sua opzione, dov'è? Preferenze. Ecco, un solo clic per aprire, potete attivarlo specificatamente per Marlin e solo per Marlin, non per tutto GNOME. Quindi se vi fa comodo, vi fa piacere, siete abituati, stile Dolphin di KDE, a cliccare una volta sola, quindi cliccate una volta e si apre. Cliccate una volta e si apre. Cliccate una volta e adesso l'ho fatto, si aprirà il visualizzatore dell'immagine, eccolo lì. E si apre, eccetera, eccetera. Se lo disattivate, tornate al doppio clic. Ecco, voi direte: allora, come faccio a selezionare? Si seleziona quando siamo sull'elenco di dettaglio. Si seleziona. Oh, accidenti, sto schiacciato ancora. Scusate. Schiacciato qualcosa di troppo che magari ha mandato in crisi il nostro povero Marlin. Su, speriamo che si sblocchi, poverino. Non si sblocca. No, ecco, bene. Abbiate pazienza, questo dimostra quanto ci siano ancora dei punti deboli in questo progetto Joane, come ho detto. Sì, ho capito. Adesso io però lo voglio riaprire. Riapriamolo. Allora, dicevo che si può attivare il singolo clic oppure il doppio clic specificatamente per il file manager. Così come con il solo mouse ci sono i simboli, sulle icone ci sono i simboli più e meno per selezionare un po' come in Dolphin di KDE. Adesso non si apre più Marlin, poverino, coraggio, che devo andare avanti con il mio tutorial perché non ti apri. Oh, sta arrivando, sì, bravissimo. Qui ci sono anche i soliti problemi di memoria del PC, che è stressato fra la registrazione del video e tutto quanto. Vedete che purtroppo, vediamo di farlo partire sperando che. Vediamo se magari non c'è pendente qualche. Qualche Marlin demone, ma proviamo a uccidere questo. Sì, vediamo un po' se adesso abbiamo più fortuna. Su, ecco,
Dai, perché non ti apri più? Perché no, perché non ti apri più? Porco cane, quest'ora io ho già finito, ma che noia, dai. Oh, che noia. Cristo, che noia. Che noia! Ma proprio adesso, porca troia! Che palle, dai! Dai, che finisco! Che noia. Che